Presidente Maselli, ci troviamo la settimana dopo il ritorno dalla sosta natalizia. Campionato, ne abbiamo parlato ampiamente. Parliamo però di una questione prettamente organizzativa. Questo discorso del doppio turno dei campi alle 19.45 e alle 21.15 sta diventando un po' un'arma a doppio taglio, specialmente per chi ha dato comunque la disponibilità a giocare più tardi e poi da più tardi dalla serata diventa un po' la notte. Ma fermo restando che ho ribadito a Paolo Vallone, presidente degli arbitri, il fatto di essere inflessibili con gli orari. C'è un quarto d'ora d'attesa e un quarto d'ora da destra. Chiaramente, se sono 16 minuti, 17 minuti, non è quello che cambia. Però non può essere assoluto mezz'ora, 40 minuti, perché dopo chi è costretto a giocare dopo non può cominciare, soprattutto ora che fa freddo, ci sono temperature bassissime, quei poveri amici di Castilenti del Valfino l'altra volta, lunedì sera, hanno giocato alle 10:10, è inaccettabile. Il discorso del doppio turno, per fortuna, avviene solo su tre campi, a Montesilvano, a Francavilla e al Donati. L'unico turno sempre che c'è sempre a Montesilvano, perché ci sono due squadre di over 40 che giocano il venerdì 19:45, mentre invece a Francavilla e a No, ma poi alla Donati. fine il problema poi si va a ripercorrere sempre su un campo Sì. principalmente. Mentre invece Donati e Francavilla hanno un turno una settimana sì e una settimana no, quindi c'è una settimana in cui c'è una partita sola, quindi i problemi non ci sono. Con Montesilvano non abbiamo problemi, perché onestamente sia l'area Colonnetta sia la Romagnola sono molto precise, molto ordinate, non si lamenta mai nessuno di orari, di ritardi di orario. I ritardi li abbiamo con il Pescara Smile a Donati e con il Tiki Taka a Francavilla. Io li invito a non crearci problemi, non obbligarci a far sì che magari qualche partita non venga giocata perché per troppo ritardo di inizio gara. Ci vuole un po' di comprensione, devono avere la capacità di capire che chi gioca dopo di loro hanno gli stessi diritti che hanno loro. Hanno scelto loro di giocare alle 19:45. A entrambi era stata proposta un'altra soluzione e questa è però quella che va bene a loro. Speriamo che capiscano e recepiscano il messaggio. È lunedì sera, quindi ormai sta, diciamo, abbiamo detto più volte, diciamo, noi spingiamo affinché si possa giocare in altri orari e in altri giorni. Le squadre però ritengono che il lunedì sia un po' un vantaggio competitivo da parte del mondo WISP. A proposito di vantaggio competitivo, da anni ormai, cioè, questo è il momento in cui si iniziano, nonostante ci troviamo a metà dell'opera per quel che riguarda la stagione 2019-2020, si inizia già a buttare l'occhio in previsione a quello che sarà l'anno prossimo. Le previsioni fatte la passata stagione si sono poi rivelate azzeccate per quel che riguarda il campionato in corso. Si pensa già un po' a quello che avverrà l'anno prossimo. Che cosa bisogna però per vincere questa pseudo diffidenza che c'è nei confronti del nostro campionato da parte di realtà che militano nei campionati di FCC da anni, parlo delle squadre di paese, definiamole così, che vedono un po' il nostro calcio come abbiamo detto più volte cimitero degli elefanti o comunque l'ultima spiaggia del mondo del calcio. Ah, vabbè, questi sono vecchi detti, questa è questione di cultura personale. Non esiste proprio. Il mondo amatoriale WISP ha fatto dei passi da giganti. Attualmente le nostre squadre sono superiori. La terza categoria non la prendiamo neanche in considerazione, ma anche a squadre di seconda, di prima categoria, squadre di vertice come il Coalpi, come il Carlangelini, possono tranquillamente fare con un buon allenamento fanno la promozione a occhi chiusi. E quindi assolutamente il cimitero degli elefanti è finito da parecchio tempo, non può essere considerato tale neanche l'over 40 perché ci sono nella Serie A e alcune squadre di Serie B che sono di ottimo livello e di ottima organizzazione, le squadre sono sempre più organizzate, quindi il motivo non c'è nessun motivo per pensare che sia questo il cimitero degli elefanti. E dopo noi ci mettiamo tutto, abbiamo migliorato il parco arbitri,
c'è la possibilità di vederci dappertutto, sui giornali, su Wisp Magazine, in televisione, su YouTube, qualsiasi cosa. E dopo, però, insomma, le squadre devono fare le loro scelte e rispetteremo quelle che sono le loro scelte. Noi diamo il massimo per cercare di cambiare questa mentalità, ma questa è una mentalità radicata, non è che possiamo noi personalmente. Alla fine chi ci conosce rimane meravigliato e non ci abbandona più, dopodiché però ognuno è libero di fare le sue scelte.